Aprire una società a Dubai, più in generale negli Emirati Arabi Uniti, nel 2021, ha senso? È ancora una buona idea? Oppure ci sono dei pro e dei contro che dobbiamo valutare insieme e trarre poi un giudizio alla fine sulla nostra bilancia assolutamente personale? Te lo dico, se hai pazienza, alla fine di questo video. Ciao, sono Luca Tagliatelle e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non sei ancora iscritto al canale, ti invito a iscriverti, ti invito a farlo immediatamente. E diversamente ti faccio anche un'altra proposta. Se ti invito a mettere un like al video e darmi la possibilità di tenerlo fino alla fine del suo contenuto. Per cui alla fine di questo contenuto sarai tu stesso a decidere se levarlo oppure se lasciarlo, ma dammi almeno la possibilità di guadagnarmi il tuo like, ok? E partiamo con Dubai, parliamone perché evidentemente uno degli argomenti in fiscalità più chiacchierato del secolo, del millennio, oserei dire, perché le richieste continue su video sull'argomento mi vengono fatte dai clienti e non clienti in continuazione, e perché solo i trasferimenti a Dubai nel 2021 ne abbiamo fatti, direi, a decine. È arrivato quindi il momento di diffondere un po' di consapevolezza in più, nel bene e nel male, su quello che è possibile fare e quello che invece è sconveniente fare all'interno degli Emirati Arabi Uniti. Ok? La prima considerazione da fare in assoluto, ancora prima di entrare a considerare gli aspetti fiscali, è quella relativa al lifestyle. Quindi il primo invito che ti faccio, se vuoi considerare Dubai, soprattutto per trasferirti, al di là dell'apertura di una società o meno, vedremo poi alla fine del video se ancora vale la pena aprire una società e quali sono le conseguenze, è quello di dare un occhio al lifestyle. Devi partire dal presupposto che non tutto è oro quel che luccica, nella misura in cui sicuramente Dubai è una città meravigliosa, ma sotto il profilo culturale, questo non è un giudizio personale, esistono delle divergenze evidentemente importanti, dovute al fatto che è una nazione islamica di cultura musulmana. Quindi è evidente che ci sono regole da rispettare diverse da quelle che possiamo trovare nei paesi occidentali. Questa è chiaramente una scelta tua personale che viene sempre prima della scelta fiscale. Quindi fatela una passeggiata a Dubai perlomeno per qualche settimana, per una settimana anche solo di vacanza, per capire se può essere il luogo che fa per te, e poi dopo ragioneremo insieme sull'apertura di una società a Dubai. Di che cosa parleremo in questo video? Andremo a parlare di quali sono le tipologie di società che è possibile incorporare all'interno degli Emirati Arabi Uniti, sono tre. Andremo ad analizzare quali sono i contro, quindi i motivi per cui potrebbe essere sconveniente trasferirsi a Dubai per incorporare una società all'interno degli Emirati Arabi Uniti, e poi parleremo dei pro, di quali sono quindi i vantaggi di incorporare una società negli Emirati Arabi Uniti. E quindi in conclusione poi ti darò anche un extra bonus, che è la mia visione personale sull'argomento. Ok, ma non perdiamo altro tempo, andiamo a considerare quindi quali sono le tre tipologie di società che è possibile incorporare all'interno degli Emirati Arabi Uniti. La prima tipologia di società è quella delle cosiddette società offshore. Che cosa sono le società offshore? Le società offshore non sono altro che dei contenitori, ma dobbiamo considerare però che vengono utilizzate o da grossi gruppi per l'incorporazione, per esempio, di holding company che servono per la gestione poi delle partecipazioni del gruppo worldwide, o per esempio di attività che fanno da società che si occupano di shipping internazionale. Quindi le società offshore, tendenzialmente, se ti occupi di commercio elettronico e un business digitale, fondamentalmente non fanno il tuo caso. Se invece hai un business worldwide che si occupa di attività commerciali, industriali, un po' in giro per il globo, allora potrebbero fare al tuo caso. Diversamente, skippa direttamente al secondo gruppo di società, che è quello delle società free zone. Le società free zone sono sicuramente le più utilizzate, le più incorporate, tra virgolette, tra quelli che fanno economia, si occupano di business digitale. Esistono ad oggi oltre 40 free zone, alcune delle quali sono ancora in divenire, alcune sono più utilizzate, altre meno, tutte hanno i loro vantaggi e i loro svantaggi. È un po' una giungla capire qual è quella che fa al caso tuo. Tutte offrono differenti caratteristiche in termini di costi, in termini di licenze, in termini di possibilità di avere uffici piuttosto che di agganciare un conto corrente. Non possono operare all'interno degli Emirati Arabi Uniti, così come non possono fare
farlo neanche le società offshore di cui al gruppo precedente, rilasciano però differentemente dalle società offshore i visti di residenza, ma tutte hanno dei requisiti diversi, come ti dicevo, anche in relazione per esempio alla necessità o meno di avere uffici, dipendenti, eccetera, eccetera. Quest'ultima regola in realtà si è andata complicando dal 2019, anno di entrata in vigore, anno di entrata in scena di una cosa che si chiama Economic Substance Regulation. Ed è una normativa sulla sostanza economica che un po' sta cambiando l'operatività, l'utilizzo che si fa degli Emirati Arabi Uniti. Sarà oggetto di un video separato perché è una normativa abbastanza complessa o perlomeno da sviscerare con attenzione, perché è quella che sta creando più problemi operativi a chi ha intenzione appunto di trasferirsi o di aprire una società a Dubai. Tendenzialmente così allineandosi a quelli che sono i dettami dell'OCSE a livello internazionale, della fiscalità internazionale in generale, anche Dubai sta adottando requisiti di sostanza, quindi è sempre più difficile, se non impossibile, aprire delle scatole vuote, delle shell companies, perché c'è un requisito minimo di sostanza, ok? Questo comunque lo vedremo in un video separato, altrimenti ci perdiamo. Il terzo gruppo di società invece sono le società onshore. Le società onshore possono operare anche a livello locale, danno un facile accesso alle banche e un facile accesso all'ottenimento di visti di residenza, ma sono evidentemente l'opzione più costosa. È quell'opzione che tecnicamente valutano i grossi gruppi o chi ha necessità, per esempio, di avere una presenza fisica a Dubai Marina. Pensiamo alle società della moda, pensiamo a Gucci, a Prada, a Rolex, che devono vendere i loro prodotti a Dubai Marina fronte strada. Ecco, quelle sono società onshore che possono appunto operare, a differenza degli altri due gruppi, anche all'interno. Però è evidente che hanno poi dei requisiti di sostanza economica importanti, quindi dipendenti, uffici, magazzini, eccetera, eccetera, eccetera. Quali sono i contro di Dubai? Allora, partiamo da un limitato accesso alla rete, cioè ad internet. Non è tanto un problema di velocità, è proprio un problema di accesso. Come ti dicevo all'inizio del video, quando ti parlavo di lifestyle, ci sono delle tematiche culturali diverse dalla nostra e quindi ci sono delle robe a cui non è possibile accedere in termini di contenuti web, un po' quello che succede in Cina, con molte meno limitazioni, per carità di Dio, lasciami passare il paragone. Non è quindi tanto un problema di velocità, ma di accesso a determinati contenuti e di utilizzo di determinati strumenti, come, che ne so, Google Teams e robe di condivisione, anche Skype, per esempio, dà problemi a Dubai. Io utilizzo Zoom per parlare con i miei colleghi, con i miei clienti a Dubai, piuttosto che Skype, che appunto dà dei problemi. Il contro numero due, forse il più grande, è quello delle banche locali, perché nonostante siano sicuramente reliable, affidabili, non sono sicuramente le banche, diciamo, non sono sicuramente tra le migliori banche del mondo. Questo vuol dire che hanno dei costi elevati, hanno un limitato accesso al credito, è molto difficile ottenere finanziamenti per intenderci, non sono crypto friendly, quindi è molto difficile anche procedere a determinati cash out, che in questo periodo storico vanno abbastanza di moda, e hanno soprattutto poi delle interfacce grafiche, delle esperienze utenti per quanto riguarda il banking online che lasciano molto molto a desiderare. Il terzo grande contro di Dubai è legato ai wallet di pagamento. È notizia degli ultimi mesi che Stripe ha introdotto la possibilità di, per carità, anche all'interno dei Emirati Arabi Uniti, ma non è, come dire, pienamente funzionale. PayPal non è ancora disponibile e tanti altri strumenti wallet di pagamento. Quindi questo che cosa comporta? Che poi alla fine mi trasferisco a Dubai e non mi trovo nella condizione di poter esercitare il mio business, quindi facciamo estremamente attenzione. Il quarto e ultimo elemento negativo da prendere in considerazione sono i cattivi rapporti con l'Unione Europea. Infatti sappiamo che Dubai entra e esce dalla blacklist dell'Unione Europea per, diciamo, la mancata o il lieve effort nel garantire una totale trasparenza, come per esempio il CRS, lo scambio automatico di informazioni. Quindi questa difficoltà crea anche dei rapporti commerciali un po' più complicati, tale per cui per esempio è difficile ricevere bonifici dai paesi dell'Unione Europea, come per esempio dall'Italia. Quindi
valutiamo anche questo. E quali sono invece i pro? Allora, i pro sono sicuramente quelli più noti a tutti, e cioè l'assenza di tassazione, e questa è una grandissima cosa, il fatto che evidentemente una società non deve pagare imposte. Facciamo attenzione che però, a seconda di dove la incorporiamo, possiamo avere delle esigenze, degli obblighi contabili di rendicontazione e di bilancio, che comunque sono sempre consigliabili perché possono servire per mille motivi, tra cui per esempio l'accesso al credito. C'è un'IVA che evidentemente è ridicola per transazioni Dubai su Dubai, Emirati su Emirati del 5%, dei costi di struttura di incorporazione tutto sommato per i benefici che è possibile ottenere ridotti, che possono variare, diciamo dai 4 ai 12 mila euro, poi dipende esclusivamente dal provider. E infatti il mio consiglio personale è quello di voler fare attenzione al provider, perché sono tutti splendidi, sono tutti straordinari, sono tutti eccezionali, tutti promettono tutto e poi c'è gente che garantisce licenze e visti in 24 ore e poi devi aspettare 2 mesi e mezzo e cose così. Quindi facciamo estremamente attenzione anche ai costi nascosti. Le ultime due considerazioni personali che voglio darti come bonus, extra bonus, per aver avuto la pazienza di arrivare fino alla fine del video, per cui non mi toglierai il like che ti ho chiesto all'inizio, sono che Dubai è blacklist, come sapete tutti, quindi facciamo attenzione: se ci trasferiamo dall'Italia potremmo rischiare un accertamento, perché evidentemente per l'agenzia è più semplice vincere un accertamento per chi si trasferisce in un paese blacklist. Non c'è solo Dubai, c'è la Svizzera, c'è Monte Carlo, eccetera eccetera, ma Dubai evidentemente in questi ultimi anni la più chiacchierata e tanti accertamenti sono arrivati, quindi facciamo attenzione evidentemente, cioè facciamolo con intelligenza. Numero 2, non pensate di avere a Dubai e la vostra vita lavorativa è risolta, magari quella personale sì, perché vi innamorate e vi sposate e vi piace il posto e siete a posto per sempre, ma quella lavorativa è un po' più complicata di quella amorosa, nella misura in cui, come vi dicevo, al di là degli strumenti di pagamento, non è facilissimo poi ricevere neanche alcune volte bonifici tramite una società incorporata in determinate free zone. Questo vi crea la necessità poi di ricorrere a strutture estere, a strutture offshore. Facciamo molta attenzione a quelle che si utilizzano, se le colleghiamo, se non le colleghiamo alla società di Dubai, questo poi dipende dalla struttura, ma va visto, è importante non pensare di arrivare a Dubai che con la società è tutto bello, preciso e tu sei a posto nelle tue vendite. Mi raccomando, la struttura va condivisa in advance, prima di trasferirsi, a prescindere da quello che fai. Puoi avere problemi con il dropshipping, puoi avere problemi con Amazon, puoi dirsi necessitare l'apertura di un conto corrente in Italia, che è possibile da collegare alla società di Dubai, ma è estremamente complicato. Potresti avere problemi con la fatturazione a clienti non europei, potresti avere dei problemi con la gestione dell'IVA all'interno dell'Unione Europea. Insomma, sono tante le cose da smarcare prima di aprire una società a completa no, ci siamo capiti. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento. Se non l'hai fatto, iscriviti al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video. A presto.